cenni storici sul monastero o eremo di Sant'Alberto di Butrio. L'eremita sacerdote Alberto arrivò in questa zona attorno all'anno 1000 per fare una vita monastica. Nel 1035, mentre era in preghiera nella grotta, incontra il marchese Malaspina, che gli raccomanda il figlio sordomuto e a seguito delle sue preghiere viene guarito. Fu così che il marchese Malaspina, riconoscente, fece costruire la piccola chiesetta di Santa Maria come ex voto per Alberto e per pochi confratelli eremiti di cui si era circondato. Sant'Alberto morì nel 1073 e le sue ossa furono tumulate nell'ossario della chiesa nell'anno 1127. Il monastero continuò a essere abitato dai suoi confratelli monaci fino all'anno 1543, quando gli ultimi scesero a valle verso la pianura per motivi non precisati. Dopo questa partenza la chiesa viene attivata come parrocchia diocesana e fino al 1900 il monastero rimane abbandonato e in decadenza. Alla fine del 1800 il chierico Orione scopre durante una gita questo monastero abbandonato, diventato una povera parrocchia, e nel maggio del 1900 chiede al vescovo di Tortona il permesso di insediarvi i suoi eremiti, proveniente in parte dalla piccola frazione di Ceregate, situata nel comune di Santa Margherita Stafford. Ancora oggi, dopo 120 anni, l'eremo è mantenuto vivo da pochi monaci orionini, che qui vi risiedono e che permettono a questa oasi nei monti di accogliere e dare ospitalità alle anime in cerca di pace e conforto da questa vita frenetica vissuta quotidianamente. Gli affreschi dell'eremo furono eseguiti nel 1484 da autore anonimo e ignoto, anche se nel tempo furono attribuiti ai fratelli Franceschino e Manfredino Baxiglio di Castelnuovo. Tra i monaci ospitati nel secolo scorso emerge il frate Ave Maria, al secolo Cesare Pisano, che rimasto cieco in gioventù per gioco con un fucile trovato in un nascondiglio
ebbe qui la sua vestizione nell'anno 1923 alla presenza di Don Orione. Nel seguito la sua vita di eremita è contemplata da fatti che avevano del miracoloso, per cui la sua nomea crebbe anche in regioni lontane e Sant'Alberto divenne meta di pellegrinaggi di anime di ogni genere. Frate Ave Maria, cagionevole di salute, in seguito a dolori lancinanti, partì da questo ermo per l'ospedale di Voghera il 17 gennaio del 1964 e dopo accurate visite mediche, il dottore che lo visitò trovò un cilicio sotto i suoi abiti. Si spense il 21 gennaio e il 23 ebbero luogo i funerali nel Duomo di Voghera. E terminato il rito, la salma è stata portata all'eremo di Sant'Alberto per essere tumulata con altra cerimonia nel cimitero di Sant'Alberto, molto affollato dai fedeli. La tomba attuale di Frate Ave Maria è stata ricavata in pietra nell'eremo e la salma fu traslata dal cimitero il 3 settembre del 1967. Anche la sua cameretta fu riordinata e si presenta come la vediamo oggi. Si racconta che il re Edoardo II d'Inghilterra, fuggito perché perseguitato nel 1327, dopo un po' di peregrinare tra Francia e Italia, trovò ospitalità come eremita nel castello di Cecima e le sue spoglie furono seppellite in questa tomba presente nell'eremo. Tuttavia, il luogo in cui risulta ufficialmente sepolto Edoardo II è la cattedrale Gloucester nel Regno Unito, per cui la leggenda sulla sua morte continua.